buonasera a tutti, benvenuti all'ottava puntata di Live da Villa Bach. Tiger, non sapete, se guardavate i cartoni animati dell'Uomo Tigre c'era sempre quella parte non tradotta, non doppiata, Tiger, che poi in italiano diventava Uomo Tigre. Ma questo è materiale per gli ipergalattici. Buonasera a tutti e benvenuti, 14 di dicembre. Siamo all'ottava puntata di Live da Villa Bach, pronti con la solita... Eccola qua, è tutto stasera, Ambra, che veramente non sta a trovare rigetto, non trova pace. Ecco, saluta Lizzy, saluta. Ciao! Vedi se riesci a trovare rigetto più in là. Allora, come state? Come va? Ci siamo quasi, è quasi Natale. Manca pochissimo gli ultimi 9 giorni. C'era Misano Film, che si chiamava così. Felicissima sera a tutte queste signore ingruattate. A che sta come ti va così all'era? Femmine chic, femmine pittate. Che sta la festa e ball! Per favore, se la regia stasera non sta tanto buona, quindi non può neanche darmi una mano a togliermi di mezzo i vari cani. Vabbè, ho provato ad avvelenarla dandole da mangiare dei funghi e la non li può mangiare. Io ci ho provato in qualche maniera, ma niente, stai buona. Niente, stasera farò la puntata con Ambra sulle mie molli ginocchia. Saccio, c'è di fare stasera. Ti voglio arrampicare un po' più su? Non saccio. Meno male che siamo vestiti, diciamo, coordinati. Bianco e nero, siamo coordinati stasera. Allora, a proposito, ringrazio Serena e il maestro per il magnifico CD e anche Marilena, ovviamente. Sì, qua ci si diverte, ma quando si crea una comunità così è, no? Noi siamo qui non per... cioè, non è che voi state qua guardati me che faccio lo spettacolo. Siamo qui per fare comunità, per chiacchierare tutti insieme, per passare una serata divertente, per fare amicizia e per scambiarci anche regali. Perché no? Sì, però non mi baciare, per favore. Non mi baciare, bella Ambrosia, Ambra detta Ambrettina o Ambrosia, detta anche mo' di finduleci fuori della finestra. Voi non sapete quante volte, perché poi lei comincia così, è simpatica, carina, poi esagera, e non sapete quante volte viene defenestrata letteralmente, cioè apro la finestra e le metto da fuori. Poi chiaramente lei fa il giro della casa e rientra dalla porta. Quest'anno, per l'ultima puntata, ci sarà una sorpresa. Seguiteci, perché tra l'altro stasera facciamo un piccolo sommario. Ci saranno come sempre i giochi, le rubriche, Scrafazza la cagazza, si può vincere, le canzoni, i video. E stasera c'è una chicca veramente. Abbiamo ricevuto un'altra di quelle chicche, non dall'eroe nomane, ma forse anche meglio. Abbiamo ritrovato un video rarissimo, che so già che vi piacerà moltissimo e non vedo l'ora di farvelo vedere, ma non vi anticipo altro. Rimanete con noi, perché questa sera veramente cose dell'altro giorno o addirittura dell'anno scorso. Allora sì, però vorrei chiedere alla regia se può fare qualcosa. È fuori uso stasera, la regia è fuori uso, sta minata sopra la poltrona, perché vabbè, ma non l'ho fatto apposta a tentare di ucciderti. Se non l'avrei fatto meglio. Allora, sono le 21:11, sta nevica d'ardo, tra una cosa e l'altra. Vieni Ambra, che lanciamo il primo appuntamento di questa serata, la prima rubrica, ovvero l'alma bacco del giorno oggi. Alma Bacco del giorno oggi, 14 di dicembre 2020, per il calendario ufficiale civile nostro, gregoriano. 28 di Rabi At Tani, 1442 per il calendario islamico. 30 di ottobre dell'anno 109 per il nuovo calendario cinese. I cinesi a un certo punto hanno detto basta, troppi anni, zaccamo di capo, e hanno ricominciato 109 anni fa. Siamo ancora nell'anno del topo per quanto riguarda l'oroscopo cinese. Calendario ebraico, 28 di Kislev dell'anno 5781. La Chiesa cristiana oggi festeggia San Giovanni della Croce. Ma non solo, quindi auguri a tutti i Giovanni, no? Per esempio Giovanni Conversano,
auguri a Aldo, Giovanni e Giacomo. Auguri però anche, e siccome è anche San Pompeo oggi, perché ci sono, sapete, ci sono, ogni giorno ci sono tanti santi, no? Quindi c'è San Giovanni della Croce, però ci sono anche Sant'Agnello, Agnello, proprio GN, Agnello di Napoli, Santi Ares, Promo ed Elia, che Ares ed Elia, vabbè, Promo è ancora così, è un promo, diciamo, non è quello vero lo vedremo poi. Il Beato Bonaventura, Santa Droside. Poi i santi Erone, Arsenio, Isidoro e Dioscoro, San Folquino, la beata Francesca Cervier, San Nicasio, San Nimatullah Yusef Kassab Al-Hardini, San Nimatullah Yusef Kassab Al-Hardini, San Pompeo, appunto, il beato Protasio Kubels Minghel, i santi Tirso, Leucio e Callinico e poi San Venanzio Fortunato. Ecco, vedete quanti nomi che ci sono al mondo e voi sempre chiamateli figli, Michael, Kevin o anche Andrea Francesco, così. San Nimatullah, il prossimo Nimatullah Baccassino si potrebbe chiamare, chi lo sa. Quindi auguri, dicevo, a Giovanni Conversano, a Aldo Giovanni e Giacomo, a Ellen Pompeo, quella di Grey's Anatomy, e anche all'Agnello Pasquale. Visto che è Sant'Agnello, d'altra parte, come dice la canzone, a mienzu all'anè, l'agnello face be, ma quando ria, pasca pidu scampu non cinde, uè, jingle be, eccetera, eccetera. La conoscete tutti la canzone. Ieri, però, oggi, vabbè, ma ieri è stata niente meno che Santa Lucia. E allora auguri a tutte le Lucie che ci stanno ascoltando, che ci stanno vedendo quest'oggi. Ciao Lucia, ciao Lucia, ciao Lucia, ciao anche a Lucetta. Come sapete, Santa Lucia, parente credo dei Santi Medici, se non sbaglio, è comunque protettrice della vista, protettrice della vista e nonché protagonista del detto popolare, dice: a Santa Lucia ancurtesce la notte e lunghesce la tia, come lupete ti la iaddina mia. Ora, perché si dice così? No, perché appunto si pensava che la notte del 13 di dicembre, la notte di Santa Lucia, appunto ci fosse la notte più lunga dell'anno, dopodiché ricominciasse il giorno a durare di più, sempre di più. Quindi il classico solstizio d'inverno. Ma dice lo 13, non è lo 21 lo solstizio? Sì, perché si dice il 13? Perché siamo rimasti ancora al calendario giuliano. Perché San Gregorio ha aggiunto i giorni e arriviamo al 21, ma se no prima, siccome il calendario di Giulio Cesare era sbagliato, spicciava che lo solstizio era il 13 anziché il 21. Mo', quello che voglio dire con tutto questo discorso è che il calendario gregoriano è in vigore dal 1582, 1582, e noi ancora usiamo questo proverbio legato a Santa Lucia. Come pretendete voi entro il giro di un anno quindi liberiamo di Covid? Cioè, che se basta quando dicono state chiuso a casa, no, non ci sto chiuso a casa. Cioè, non siamo veramente in grado di renderci conto di come cambiano le cose. Ci vogliono 400-500 anni per renderci conto che le cose cambiano e non possiamo fare sempre le stesse cose che facevamo gli anni precedenti. Vabbè, ma andiamo avanti, arriviamo alle note dolenti, e cioè ai morti del 14 di dicembre. Il 14 dicembre morì il pittore Gallo Gallina. Gallo Gallina, si chiamava così, sto cristiano. Cioè, non è che... Poi, a proposito di galli e di galline, morì anche il 14 dicembre John Harvey Kellogg, quello di Kellogg's Cornflakes, che come sapete in copertina tiene appunto Luigi Abruzzo. E poi Bixio Cherubini, grandissimo, grandissimo autore di canzoni, Vola Colomba, Mamma, solo per te la mia canzone, vola, eccetera, eccetera. Mirna Loi, l'attrice Mirna Loi, che ricorderete sicuramente per i film in bianco e nero dedicati all'uomo ombra, quei film picca così, un po' d'amore, un po' gialli. Alida Kelly, la cantante Alida Kelly, cantante e attrice italiana, soprattutto di musical. Johann Lorenz Bach, figlio di Johann Valentin Bach e allievo di Johann Sebastian Bach. Infatti, voi non lo sapete, ma io mi chiamo Johann Andreas Bach, perché c'è la forza lo Johann, se no. Vabbè, ma veniamo invece alle note liete, ai nati il 14 di dicembre, a cui facciamo già gli auguri di buon compleanno. Giorgio VI, padre di
della regina Elisabetta II. Ora, voi la regina Elisabetta II è regina adesso nel 2020, il padre Giorgio VI è nato nel 1800, quindi figuratevi picca picca quanti anni tiene Elisabetta. Poi un altro, il signor Vasco Bruttomesso, proprio visto appena è nato, l'ho visto subito, Bruttomesso. Ave Ninchi, la grande attrice Ave Ninchi, storicamente, insomma, storia del teatro italiano e del cinema. Shirley Jackson è la scrittrice che tanto ci ha fatto paura con i suoi romanzi dedicati appunto alle case infestate. Il tenore Richard Cassilli, questo tenore dov'è? Riccardo Casilli, sicuro. L'attrice Lee Remick, l'altra attrice Jane Birkin, quella Sandro Giacobbe, grande cantante Sandro Giacobbe, Dora Moroni, vi ricorderete sicuramente di Dora Moroni, Vinicio Capossela, la velina Elena Barolo e la pallavolista Valeria Caracuta, che secondo me è di Martano. Caracuta di Dobbesse di Martano. E poi l'imprenditore e criminale egiziano Sharif Fatih Ali al-Mishad, da tenere in considerazione appunto che è imprenditore e criminale. In Italia invece ci sono certi che sono imprenditori e criminali e non c'è bisogno di mettere e criminale, cioè imprenditore significa anche già criminale, non tutti ma qualche denuncia. Eventi storici legati al 14 di dicembre. Nel 1900 Max Planck pubblica gli studi sulla teoria quantistica, 1900 e noi stiamo ancora alla Terra piatta. Nel 2003 viene catturato Saddam Hussein, nel 2003 riapre dopo l'incendio il teatro La Fenice di Venezia. Il sole è sorto alle 7.02, tramontato alle 16.21, la luna è sorta alle 13.41. Tramonterà, calerà alle 2.25, ma è inutile che guardate perché tanto non la vedete che è luna nuova. E questo era l'albabacco del giorno. Oggi vi lascio come sempre al proverbio del giorno. Eccoci qua. Siccome ormai è diventata quasi una consuetudine ogni lunedì durante questa diretta dare le notizie brutte che è morto qualcuno di importante, questa settimana è toccato a Paolo Rossi, e chi non ha un ricordo legato a Paolo Rossi ai mondiali di Spagna dell'82, però mentre preparavo la puntata oggi mi sono anche ricordato di una cosa, non so se è un ricordo vero o un finto ricordo, perché risale veramente al passato, che unisce Paolo Rossi a Alida Kelly. Alida Kelly negli anni 80, nei primi anni 80, era uno, faceva parte del cast di Fantastico 3, se non sbaglio, quello dove c'era Renato Zero, Alida Kelly, Walter Chiari, Corrado, Raffaella Carrà, un sacco di gente. E mi ricordo una cosa che mi è rimasta impressa, che una volta fece una battuta che riguardava proprio Paolo Rossi, il quale lavorava e giocava nel Lane Rossi Vicenza, dicendo d'altra parte Paolo Rossi tiene la squadra, si chiama Lane Rossi, mica esiste Lane Bettega o Lane Tardelli, insomma questa cosa qua. Se anche voi ricordate questa battuta fatemelo sapere nei commenti, perché secondo me l'ha ditta veramente la grandissima Alida Kelly. Va bene, andiamo avanti, siamo arrivati alla prima canzone della serata, che come sapete in apertura noi facciamo sempre i grandi classici, all'unico scopo con cui li abbiamo dinanzi. Questa canzone che ho scritto molti anni fa, voi come sapete io sono amico di battezzo del batterista dei Beatles Ringo Starr, non si è mai capito se è nudato o un biscotto, e io davo ai Beatles le mie canzoni. Quell'infame di Paul McCartney, come sapete, tende a cambiarmi le parole, ma così tiene le musiche. Vabbè, loro l'hanno fatto diventare questa canzone una cosa così molto filosofica, lascia stare, lascia che sia, copiando tra l'altro lascia che sia dei Pooh, a proposito dei Pooh. Nella mia versione ovviamente era dedicata a questi genitori che hanno dei bambini un po', diciamo, discoli, un po' discoli. Quando trovi la macchina singata, io con calma ti chiamai. Ieni B ci ha fatto, ieni B.
e ti impristai li bricichiette, la forate tutte toi. Ieni bi ci ha fatto, ieni bi. Vai tutti in coro! Ieni bi, ieni bi, ieni bi, ieni bi. Ieni bi ci ha fatto, ieni bi. E poi giocando a palla m'ha scansciato la vetrata tu. Ieni bi ci ha fatto, ieni bi. Tinia la bomboniera di quando ha sposato soruta. Mi la spriculata, ieni bi. Ieni bi, ieni bi, ieni bi, ieni bi. Mi la spriculata, ieni bi. Ma questa non mi lieri fare, la capassa proprio no. Ieni bi ci ha fatto, ieni bi. Cancera lì ulie pasole, le raffatte proprio io. Li ha di betinanzi, li ha di bi, 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 li ha di betinanzi, li ha di bi. E ieni bi, ieni bi, ieni bi, ieni bi, ieni bi ci ha fatto, ieni bi. Thank you, thank you, anzi. Oh. Allora, siamo arrivati al momento del primo video della serata. Il primo video della serata. Allora, spesso mi capita di fare delle serate non da solo, ma con dei colleghi con cui condividiamo il palco. Voi sapete già lo spettacolo Silent Show con Cici Rettria, Scimmi Freddi, Alto e Basso e Bascia Caindi. Ma a volte semplicemente il comitato mi chiama a me e a qualcun altro e ci ritroviamo lì in due amici, tra l'altro, a fare la serata insieme. È capitato più di una volta di fare delle serate insieme agli Scemi Freddi, perché noi suoniamo, fanno molta più parola, per cui ci dividiamo bene la serata. Però anche loro in realtà cantano e generalmente vanno con le basi. Gli Scemi Freddi, che saluto caramente, Cristiano Nobile, Tonio Rollo e Anthony Fragasso, sono 3 più 1, Paolo Tarantino, che lavora dietro le quinte, ma è il quarto scemo, freddo. Loro suonano con le basi, ma una volta, siccome stiamo con i Bascia Caindi in quel di Tricase a fare lo spettacolo e c'erano gli Scemi Freddi che dividevano il palco con noi, io mi ho detto, scusate, ma no, dico, suoniamo noi la canzone che dovete cantare voi, perché dovete andare con le basi? E così è nata questa favolosa collaborazione tra Bascia Caindi e Scemi Freddi. Il pezzo è quello loro e noi accompagniamo suonando una canzone cantata da Cristiano Colnegramaro. Si chiama Lasciami l'Andore. Devo dire che condividiamo con gli Scemi Freddi questi testi che parlano sempre di roba di mangiare, molto spesso. Lasciami l'Andore, Scemi Freddi e Bascia Caindi insieme, a V. Signori, accogliamolo veramente con il più grande degli applausi, signori, Cristiano Colnegramaro. Voglio vedere le mani all'aria. Quel sapore
grazie a tutti, mi avete commozionato tanto, grazie, ma non dico, me lo dedico, grazie. Eccoci qua, siamo rientrati. Altro personaggio, Giulio Cristiano. Non Giulio Cristiano nel senso di persona, proprio si chiama lui Cristiano di nome. E tutti gli altri, ovviamente, tutti gli altri. Come avete riconosciuto sicuramente alla batteria il maestro Roberto Duma, e al basso il maestro Pasquale Chirivì, ovvero i Bascia Caindi. Avete riconosciuto anche sta camisa e questo gilet, perché panina una, che dico, non è che... E siamo arrivati al momento della nostra rubrica dedicata al libro della settimana, e anche per questa settimana abbiamo un consiglio da darvi su un libro che parla appunto di quello che sta succedendo in questo periodo nel mondo. Allora, il libro di questa settimana di cosa parla? Voi sapete che generalmente non c'è questa storia che al nord si fa tutto meglio rispetto al sud. Si lavora, invece qua non decorre se facciamo nulla, lì sono tutti smart, tutti così, e invece noi siamo minati. Lì parlano tutti l'inglese perfetto, noi non sappiamo manco l'indialetto, come si suol dire. Però le ultime vicende hanno mostrato come in realtà sono quello del nord migliore del sud è solo un mito, diciamocelo apertamente. Anche loro possono sbagliare, abbiamo visto purtroppo che non riescono neanche ad avere capi politici all'altezza, insomma, abbiamo visto quello che è successo, le squadre di calcio, anche le squadre di calcio escono dalle coppe, insomma, al nord, questo fatto che al nord sono meglio dello sud, sono un po' tutti dei miti. E Gianna Chiesa Isnardi ne ha fatto un libro anche bello corposo, come potete vedere, dedicato a tutti questi miti. Vi faccio vedere la quarta di copertina. A questi miti nordici, sono dei miti nordici, insomma, che nord che è meglio dello sud, diciamocelo apertamente. La signora Gianna Chiesa Isnardi ha voluto dedicarci parecchio, tra l'altro è grosso, è pure scritto piccicco, con anche dei, come posso dire, delle illustrazioni in cui parla appunto di questi barbari, che i miti nordici e il libro della settimana. Come vedete, ho già inforcato le mie cuffie perché sta per arrivare la nuova canzone di quelle che mi facciano girare la capo, perché le devo fare con la base, e quando mando la base non si sa mai cosa può succedere. Alziamo il volume, e questo è classicamente il momento dello spettacolo, della diretta, che dedico ai miei amici Pooh. Come ho detto molte volte, io li ho conosciuti personalmente, insomma, abbiamo lavorato insieme, ho scritto delle canzoni per loro. Voi sapete che i Pooh, quando scrivono delle canzoni, loro scrivono le musiche, poi Valerio ci metteva il testo, o Stefano, o viceversa, arrivavano dei testi e ci mettevano delle musiche, insomma, c'erano sempre poteva succedere che sullo stesso testo si scrivessero più musiche, e magari a volte si litigava anche, no, è meglio la musica mia, no, è meglio la musica mia. Allora, una volta ho deciso io di portare testo e musica io direttamente, Agnoni, ma fermi, cantatebbe questa. Non l'avessi mai fatto, sono cercato di litigare a destra e a sinistra, tant'è che Stefano se ne andò all'epoca per questa canzone, perché qualcuno la voleva, Robby la voleva per esempio, e i Dunò, e si indicivo, insomma, poi vabbè, scrisse quella lettera in cui diceva scendo l'astronave, non era vero, era per questa canzone che parla dell'amore tra un contadino e la sua moto zappa. Vai maestro. Siamo sempre il maestro DJ che ci dà una mano. Mi sono svegliato presto stamattina, che sentivo dal garage forte odore di benzina. Mi son buttato giù dal letto e aia, ho battuto col ginocchio e ho buttato giù lo specchio e crash.
passeggianti, puoi sentire le sirene, fate in fretta tutti quanti. Hai riportato Lola Gravi Ustioni, ti ho pagata 6 milioni, mi son rotto abbastanza. Lola, dimmi chi è stato amore mio. Lola, che se lo acchiappo poi so io. Lola, cosa gli faccio a quel bastardo? Sono violento se mi incanto e tu lo sai, non si scherza con me. Grazie, grazie, grazie. E questa era Lola, questa era Lola. Ma secondo me la potevano pure cantare. Ma sì, la potevano pure metterci un disco. Che caspita, dai. Cominciamo a parlare, diamo un po' di appuntamenti, così ne diamo un po' alla volta, ne diamo un po' alla volta. Vi ricordo, insomma, ormai li conoscete tutti, i vari appuntamenti. Cominciamo da Roba di Goma, di cui abbiamo parlato prima, ogni sabato. Si parla di Roba di Goma, questo podcast di cultura pop in cui prendo un argomento e ne parlo per più o meno una ventina di minuti, a meno che non sia un musical. Per i musical minimo mezz'ora, perché ne parlo con una certa, andando abbastanza in profondità e facendo ascoltare le canzoni. La settimana scorsa abbiamo parlato di scienze, di radiotelescopi e di buchi neri. La settimana prossima parleremo di folklore, quindi sabato prossimo parleremo di folklore, perché come sapete il 25 si festeggia, i cristiani festeggiano il Natale, ma anche le altre religioni hanno la loro ricorrenza legata al solstizio d'inverno, diciamo così. Ne parleremo profusamente sabato prossimo, nella prossima puntata di Roba di Goma, la puntata numero 35, dopodiché andiamo in vacanza per 2-3 settimane. Sotto la mia voce, insomma, che parla in questo podcast, ci sono sempre delle canzoni abbastanza simpatiche da ascoltare. Il Baccanale lo conoscete tutti, andate sul Baccanale su YouTube e mi raccomando, cliccate su iscriviti e cliccate sulla campanella. Guarda, quasi quasi, lasciatemi un attimo, andate, Baccanale, andate sotto un video qualsiasi, iscriviti e clicca sulla campanella. È importante cliccare sulla campanella, così ogni volta che carico qualche cosa poi riuscite anche appunto a saperlo. E poi il canale Telegram, degli altri parleremo dopo. Il canale Telegram, cioè la mia base, se voi volete sapere tutto quello che c'è da sapere sulle notizie, sugli appuntamenti, eccetera eccetera, cercatemi su Telegram, perché lì troverete tutto, mentre su Facebook a volte le cose mi discerro, diciamoci la verità, oppure pubblico talmente tante cose che scendono in basso e non la vedete più. Ve l'ho già detto che più tardi ci sarà un'altra sorpresa. Non andate via, mi raccomando, non andate via. Adesso torniamo a cantare e siccome, come sapete, mi piace tanto la discoteca,
anche Lumeshun Tunicatore può andare in discoteca, e questa è appunto la canzone dedicata a tutti i Lumeshun Tunicatori che vanno alla discoteca, e si chiama La Fre, non del sabato sera ma del lunedì mattina quando tocca si alzano un buon fatiano. Vai maestro! Basta me la conza mi sconza, basta me la conza, e tutti in coro! Tunican, 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 yeah, yeah. Tunican, 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 tunican. Quando tiri la zappa tutta la settimana, ca ti tocca vai fuori alla scatena, si runcetta la spaggia e pare che si scona, non ti alzi di terra manco con una funa, e allora cangi fatia, ma la conza non è certo la più dolce che ci sia, specie dopo la domenica. Non dirai, non dirai, non dirai, lunedì, lunedì, fammi ingorgia la fatia, quando canta qui tu viaggio quasi quasi ci via, lunedì, sai c'è, pazzo minchia ma la fre, poi ti porto un certificato a me sciugliele. Sta a 10 ma sta a 10 scatenati, sono brutauro. Quando ria febbraio e ti alzi la mattina, tocca un piccino il fuoco in calla caldarina, stai a mezzo al ghiaccio e pensi a quel Giulietto, e ti senti una cosa che ti stringe un pietto. Mannaggia la lunedì, che è il giorno più cristo e disonesto che ci sia, specie dopo la domenica. Non dirai, non dirai, non dirai, lunedì, lunedì, non mi ingorgia la fatia, quando canta il viaggio quasi quasi non ci via, lunedì, sai c'è, passo mi chiama la fe, poi mi porto un certificato a me sciullele. C'è capace proprio per me, ci vuoi duermi di lunedì, fa l'ubarbieri, yeah, fa l'ubarbieri, yeah, fa l'ubarbieri, yeah. Vai adesso un piccolo stroboscopico, vai con la palla quella di specchi e tutti in coro. La conza mi sconza, basta me la conza, la conza mi sconza, basta me la conza, la conza mi sconza, yeah! Sparabarabarabà, thank you, thank you, applausi, applausi. Bravi, bravi. Bene, mo il momento invece che c'hai tutti sudati, mo si tati, beh, mo passa quello con lo cesto, con lo finucchio, con lo panino, con lo tonno. Non so se voi giovani è capitata questa cosa, fatemelo sapere nei commenti. Se quando da giovani andavate a giocare in i locali, in i garage, a un certo punto, a metà serata, ci si fermava, si riaccendevano le luci, tutti sittati, c'erano i sicchi della vernice, culita un'uno impugiati, tutti sietti, e passava quello con lo cesto, diciamo, col cesto da panettiere, con dentro lo panino con lo tonno, o lo finucchio, a volte anche lo finucchio, poteva succedere. Adesso c'è un altro video, tratto dal primo memorial, Andrea Baccassino, una canzone che ho affidato, voi come sapete, insomma, quando faccio soprattutto ai memorial, i Basciaga Indi si presentano in versione estesa. Oltre a noi tre ci sono anche chitarristi, tastieristi che si aggiungono e cantanti o coriste. Per il primo memorial c'erano non Roberto Duma ma il grande Raniero Randy Abbaticola alla batteria, il maestro Chirivì, io, alle tastiere Pierpaolo Ronzino, alla chitarra Raul De Razza.
corista, cantante Elena De Salve, alle quale affidai questa canzone qui, che si intitola Scalore, ma non è Ho perso le scalore, è un'altra canzone tratta dal primo Memorial 11 aprile 2014, pensate un po', per voi, Scalore. Andrea, che fame. Ti ha scazzicato? Vabbè, ma appunto dico, cosa vuoi mangiare? Tu lo sai che io ti porto nei ristoranti, alle party, qualcosa in particolare, non saci? Voglio vedere a Domi Puerti, si ristoranti sull'Uteli Canusci, Grecia, Thailandia, Messico, Cina, ma a me mi piace la roba genuina. C'è buei di me, dimmi, dimmi, c'è buei. Voglio di Mueffa. Effa. Devo dire, sempre molto sobri gli strumentisti che vengono a suonare al Memorial. Grande capo Raul De Razzo. Va bene. Invece vedete il maestro Chirivì, sempre io lo chiamo il bassista gentleman. Il bassista gentleman, perché è sempre bello, compito, preciso, serio, nonostante quello che succede sul palco. Non so come faccio. Avrete intravisto forse qui sul lato a un certo punto?
non l'ho nominato prima, c'era anche Marco Tuma che quella sera suonava flauti, flautini vari come solo lui sa fare, e sassofoni. Possiamo andare avanti con gli altri appuntamenti. Andiamo avanti con gli altri appuntamenti. Eravamo rimasti a Telegram. Il baccanale, abbiamo detto, Telegram, Abac Edizioni è il nostro sito, il sito delle nostre edizioni, su cui potete acquistare i CD di Baccassino, ma anche altri libri che abbiamo, non sono molti, sono pochi i libri di cui abbiamo curato le edizioni, perché non teniamo una lira ovviamente, però l'abbiamo fatto con grande piacere, e con grande soddisfazione. Per cui fatevi un giro su Abac Edizioni, www.abacedizioni.com, e fatelo presto, così magari fate anche in tempo a ricevere qualcosa da regalare a Natale. Potrebbe anche essere che troviate qualcosa che vi può dare una mano a fare gli auguri, i regali di Natale. E poi Patreon. Patreon è questo nuovo canale che abbiamo lanciato qualche settimana fa. Già tra voi ci sono un paio di sostenitrici, che ringrazio ampiamente. Cos'è Patreon? Siccome sapete che insomma, in questo periodo è un po' complicato per noi artisti lavorare, soprattutto perché siamo artisti indipendenti, non abbiamo alle spalle una casa discografica o un produttore cinematografico che ci dia una mano, che ci supporti, dobbiamo fare tutto da soli. Continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè chiediamo al pubblico che vede i nostri spettacoli di pagare il biglietto o di comprare i dischi. Sul Patreon è un po' come fare questo qua, insomma, darci un po' di sostegno in cambio di materiale esclusivo solo per voi. Ci sono tre livelli di sostegno: da 3 euro siete discepoli o discepole, da 5 euro siete crussupini o crussupine, o da 10 euro al mese sono i mesci e le mesce. Ci sono già caricati un paio di appunto contenuti esclusivi. Da domani ci sarà anche, per la prima volta, il primo di 3 backstage esclusivi dedicati al live da Villa Bac, che ho registrato prima della puntata, ma la caricherò sul sito dopo la puntata, con un po' di backstage, e lo farò per tutte le ultime 3 puntate che sono rimaste di live da Villa Bac. patreon.com/baccassino, per dare una mano e per continuare dischi, potete dare una mano tra l'altro alla realizzazione del nuovo disco che uscirà l'anno prossimo, e ripeto, in cambio ci sono tanti tanti gadgets e tanti contenuti esclusivi con la G solo per voi. Possiamo tornare alla diretta e passiamo a un'altra delle meravigliose rubriche che hanno tanto tanto successo qui su Live da Villa Bac, e cioè la canzone tradotta. Qual è la canzone tradotta di questa settimana? Inforco le cuffie, perché appunto anche questa qua va fatta con la base, e vado sul mio magnifico lettore MP3 per lanciare la base. È una canzone che ho scritto alcuni anni fa per Rod Stewart, Rodolfo Stuarda, sempre in ambito, diciamo, discotecaro. Voi sapete che io sono cristiano di discoteca, io sto sempre minato in tra le discoteche. Se tu vai alle discoteche mi rovini minato, sempre. Così, cioè, chi mi conosce bene lo sa quanto frequento le discoteche. Chi mi conosce bene sa quanto frequento le discoteche, e sa appunto che ho scritto un sacco di canzoni per Rod Stewart, per i Village People, per gli Hot Chocolate, per gli Imagination e tutti questi qua, e anche per Donna Summer e Pico e Dad, per Gloria Gaynor. E questa canzone l'ho scritta appunto per Rod Stewart, e fa più o meno così. Quando tornate a ballare sui tavoli come prima, avete molto più nutri, quindi mangiate il pollo, panino e pure tonno. Eccia settata, sta aspetta lo colombo, trovo culone.
tra l'ucore a mille, mi guardi e capisci, c'è temi non mancavo, ci vuoi come in fieri e pensi caso sexy, me la metta dimmi là, se proprio mi vuoi me la, la mamma è tronca, me la metta già. Si la contene che ancora non sape, me la gioia me, stiamo arrivando stanotte, e aspetta un minuto, prima che usciamo a andarsi, dammi un gettone col telefono alla mamma, soprano un taxi, riamo a casa dentro, e finalmente mi dice c'è la dire, ci vuoi con un fieri e pensi caso sexy. Grazie, grazie. Ed era Rod Stewart in Piense caso sexy. Voi vedete, vedete come le canzoni della nostra infanzia, voi non lo sapevate, ma parlavano già di cose pruriginose, pruriginose. Propongo di iniziare il processo di beatificazione per la regia. Addirittura, Sassienti regia, vogliono iniziare il processo di beatificazione per te. Ti vogliono beatificare? No, quindi devo fare una class action contro di te che tentano di assassinarmi. Addirittura dice che, immagino che abbiate sentito, si parla addirittura di class action nei miei confronti perché ho tentato di assassinarla. Ma io però ho le prove, perché lei ha mandato a me un WhatsApp dicendo catta luminestrone in offerta. Io quello ho comprato. Saccio picca che entra ci sono i funghi. Poi siccome oggi sta un po' così, ho cucinato io, che già è una cosa di una rarità, probabilmente la seconda volta in 14 anni, e la prima volta feci un brodino, le stelline, con, questa pure andrà nella mia autobiografia non autorizzata, dice fai un brodo, e stia a minare così in ciarulietta con la fre, fai un brodo, un po' di pastina col dado. E io feci una cosa da caserma tanta con un dado soltanto, calai le stelline perché a lei piacciono le stelline, quindi ho detto mamma mi faccio le stelline e praticamente me la giuscirà dentro l'acqua ed ogni stellina era tanta praticamente. C'era con piastrelli in un bagno
le stelline. E da allora ha deciso di non farmi cucinare più. L'ho rifatto oggi, ovviamente, e l'ha giumbilinata con i funghi champignon. Ma hai mai visto un minestrone con i funghi champignon? Diciamocelo apertamente. Può succedere, può succedere. D'altra parte siamo poveri e, come diceva anche il buon Davide Bove, ovvero David Bowie, sordi non dà. Si parla di crisi. Quando c'è la crisi e li sordi a do la misi giù ma fin m'ha dato un tonietta ancora la panza sta crida vendetta vi c'è ormai l'ire qua non c'inde ah 10 anni già ca sta crisi senza pietà di fotte e fare ce puoi non c'è na lira no non c'inde non c'è na magia proprio non c'è. Ai, ai c'è sta passo, quelli pezze. Anculo vo, e li tasse, sempre più care, ma li izzi, non mi li leuno, non so scemo, non ci mi futti sai, moga mi dici c'è l'euro. C'è l'euro. E c'è l'euro. Intanto lire. Qua non c'inde. Non c'è una lira. Non c'è una lira. Non c'è una lira, davvero non c'è. E grazie anche a Davide Bove per aver cantato questa mia canzone, anche tra l'altro suggerito da me a Robert Fripp, che non sapeva che note fare, ha detto fa quelle doi, cenciole, gli dissi. Certa gente veramente non ha idea della vera idea. Allora, ci siamo arrivati al momento del grande regalo finale, questo video che, come posso dire, è stato ritrovato nei meandri, nei sottoscala dei sottomeandri, dei cosi, era stato nascosto e so che vi farà molto felice perché è una ripresa inedita di una canzone dei Pooh eseguita solo quella volta in piazza dal vivo e mai più. Solo quella volta i Pooh cantarono questa canzone in piazza davanti, tra l'altro, al Prato della Valle, la piazza più grande d'Europa, per il loro 40° anniversario. Quante indagini combinate io sul Prato della Valle, ma prima combinano i Pooh. È un'emozione unica. Vai regia, vai con l'Ampeg, vai con l'RVM.
grazie dille a mamma pa. Pilla ricotta e la ciuncata, li mozzarella e caso frisco e poi li pesche dille li torno trai ci vuoi. Grazie puro a Sirita, ci ho le cubegna, stamo sempre qua. Senza una lira, ma con tanto amor, come la gente che sta sempre fuori. Poi, grazie di tutta la rucola, di la mangiamo sempre a tavola, e picque di quattro sprucini, capulli cogliata dentro li cafari. Di lunedì, di venerdì, passacci Non ho parole, non ho veramente parole. Signori, è stato bello, ci rivediamo lunedì prossimo per la puntata numero 9, come si fa il 9? Eccolo qua. Ci vediamo lunedì prossimo per la puntata numero 9 di Live da Villa Bach, è stato bellissimo, vi voglio, ma non bene, di più. Buonanotte.